Oggi un piatto veloce e semplice al tempo stesso. Pici con bottarga di Muggine. Vediamo gli ingredienti. Una matassina di pici. Sono esattamente 85 grammi. 3 cucchiaini di bottarga di Muggine. Eccezionale. Uno spicchio di aglio tritato finemente, molto molto fine. Mezzo peperoncino fresco tagliato a rondelle. Del prezzemolo tritato. La prima cosa da fare è quella di calare i pici. Ecco, questa è una matassina di pici, peso 85 grammi. L'acqua era già stata salata, ci vogliono quasi 20 minuti per la cottura, un tempo abbastanza lungo. Metto un po' di olio per non farli attaccare e come vedete iniziano a srotolarsi, a cuocere. Riscaldatela e mettete un po' di olio. Per una persona calcolate un paio di cucchiai di olio abbondanti. Quando l'olio è caldo mettete il peperoncino a soffriggere, abbassate anche la fiamma e poi l'aglio tritato. Bastano pochi secondi, Facciamo proprio in tempo reale, vediamo. Tenete conto che poi dopo la padella rimane calda. Ecco, io già spengo. Vi consiglio di aggiungere un pochettino di acqua di cottura dei pici. Ecco qua. La fiamma è spenta, Vedete che la padella è ancora calda. L'aglio è perfetto così. I pici sono al dente, li prendo e li verso ancora con la loro acqua nella padella. In realtà sono assimilabili a degli spaghettoni, Sono molto molto grossi. 80 grammi sono praticamente niente, Ma era giusto un assaggio. Avvio di nuovo la fiamma e aggiungo un pochettino di acqua di cottura perché i pici sono molto al dente ancora e quindi inizio a mescolarli in questa emulsione di acqua e di olio. Li devo soltanto far asciugare un poco. Gli diamo qualche saltata, vedete che sono già perfetti così. E ora il momento del prezzemolo. Un altro pochettino di acqua e acqua con molto amido all'interno, Ecco, morbidissimi, tenete il tutto molto morbido, Non si devono mai asciugare. I pici sono praticamente cotti, spengo la fiamma e a questo punto bottarga, un pizzico, un secondo pizzico e anche un quarto pizzico di bottarga, mescolo. Ecco, finisco di mescolare, i pici sono pronti e ora impiattiamo. Impiattate così, mettete 2 rondelle di peperoncino fresco, un altro po' di prezzemolo fresco e poi la rimanente bottarga
sopra. Ecco qua, così. Quindi, tutti a tavola e buon appetito! Questi sono i piatti che mi fanno morire proprio. Un goccino d'olio a crudo. Pregusto il sapore. Vai, Piccio, vai. Sinfonia! Sinfonia! Vai giù! E che cos'è? Un connubio tra Toscana e Sardegna, passando per il Mediterraneo. Ma non è cresto piatta! Cremoso! Pensate a mangiarlo con la pasta fresca. Questo è un piccio artigianale molto molto buono, eh? Ma la pasta chiaramente era secca, si deve conservare. Pensate che la fa proprio fresca questa pasta. E crè. No, 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 no. Vai giù. Posso dare una mia valutazione? Apriamo il 2015 proprio alla grande. La bottarga che dà questa sapidità incredibile al piatto. L'aglio tritato che è meraviglioso così, per niente bruciato, proprio dolce dolce. E vicino vai un grande fiano, nel caso una lumina bianco di struttura. Chapeau proprio. Il peperoncino piccante fresco che ancora dà questo gusto di peperone all'interno di questa pasta, che è meravigliosa. Aiuto. Sa da fa. Ah, così. Ok? Alla prossima. Buon appetito. Ciao, ciao. Oh, già per niente, già per niente sto vuoto. Peperoncini proprio sinfonia d'inverno. Troppo buono.